abituati purtroppo a risultati non assolutamente sufficienti, anche molto deludenti sui territori, perché diceva la peggiore. Beh, in Liguria, che era una delle regioni dove anche all'Europa eravate andati meglio, insomma. Cioè c'è un problema strutturale di perdita di consenso, e questo è il punto, al di là delle singole situazioni, secondo lei. Ma ne siamo consapevoli, per questo stiamo facendo un'assemblea costituente e non c'è assolutamente nessuna sottovalutazione. Presidente, buonasera. Presidente, sente una responsabilità personale nella sconfitta in Liguria? Ah, io mi assumo sempre le responsabilità, ci mancherebbe. La sua leadership teme sia in discussione all'interno del movimento? Le leadership sono sempre in discussione nel momento in cui non c'è consenso al di là delle scadenze della comunità. Noi stiamo facendo un'assemblea costituente e, come sapete, discutiamo di tutto. Però, Presidente, con queste percentuali il Movimento 5 Stelle rischia l'estinzione. Ho fatto un'intervista. Beh, no, non era un'intervista, questa è esagerata. Però nemmeno le percentuali dei 5 Stelle così erano previste, probabilmente, no? La situazione è abbastanza grave, possiamo dirlo. Cioè, chi era all'interno del Movimento 5 Stelle ha detto colpa del vice Grillo. Cioè, questo scontro tra lei e Grillo, secondo lei, ha inciso all'interno di questo risultato? Presidente. Attenzione. Presidente, cioè, siamo all'indomani di uno dei peggiori risultati elettorali forse della storia del Movimento 5 Stelle. Ma che beh, come no, il 4-7 in Liguria. Siamo abituati purtroppo a risultati non assolutamente sufficienti, anche molto deludenti sui territori, perché diceva la peggiore. Beh, in Liguria, che era una delle regioni dove anche all'Europa eravate andati meglio, insomma. Cioè c'è un problema strutturale di perdita di consenso, e questo è il punto, al di là delle singole situazioni, secondo lei. Ma ne siamo consapevoli, per questo stiamo facendo un'assemblea costituente e non c'è assolutamente nessuna sottovalutazione su quello che è la nostra capacità. Grazie. In particolare anche nelle amministrative, di avere delle liste competitive e di riuscire a coinvolgere il nostro potenziale elettorato nel per venire a votare. C'è un astensionismo peraltro fortissimo che qui ha raggiunto dei massimi storici. Grazie. Con Renzi si sarebbe vinto? Renzi dice di sì, no, ad esempio. Certo, è interessato al parere di Renzi, però. E chi se la ride? No, no, Renzi dice che si sarebbe vinto. Ma dove l'ha detto? La Riad? Beh, però dice ci sono le percentuali e le preferenze prese alle europee, dice. Ragazzi, Renzi. No, mi prego. Beh, Presidente, però. Sono domande, diciamo, esatto, opportune, mi consenta di dirlo. Quando vi chiamo, quando rilascio un'intervista così lunga e così lunga. Lo scontro con Grillo ha inciso su questo risultato, Presidente? Va bene.